Ciao amici di Italia Top Games, avrete capito che a me piacciono molto i videogiochi di calcio e mi piacciono molto anche i videogiochi horror. Sono quindi lieto di mostrarvi in anteprima il gameplay iniziale di Unsound Mind, un survival horror che esce su PC, PlayStation 4 e 5, su Xbox One, Xbox Series X ed S e prossimamente anche su Nintendo Switch, che qui vediamo in versione PlayStation 5. Quindi bando alle ciance, entriamo subito nel videogame, cominciamo a giocare, non ve la fate addosso, mi raccomando, e vediamo come va con In Sound Mind. Questo è l'inizio del gioco, buon divertimento! Avviamo. They say curiosity killed the cat. Povero cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Catastrofe. Dimentica ogni cosa, la vita come hai conosciuto e ora fuori la finestra. Tutti gli indicatori stanno indicando di stare attenti. Ecco, dimentica tutti gli indicatori indicano di rimanere all'interno. Ok, chiudiamo. Mi dice di guardare, ma io non ci arrivo da lì. È questo. Abbiamo capito. Ah, si poteva, ho sbagliato io. Grafica non è da tripla A, però vediamo come procediamo qui. Cos'è questa I'm pretty. Perso un po' di vitalità. Locked. There's a keyhole. Allora. It's no use. Qui non si vede una bella ceppola. I could probably smell nice.
Sembra fragile, però non ho niente con cui romperla. Cerchiamo qualcosa di interessante. Magazzino. Aspettate un po'. I might be able to break this with something. Sì. Devo trovare qualcosa con cui rompere ogni cosa. E dove lo trovo? Lì è da dove sono, dove vorrei entrare. Qui non c'è altro. Dove devo andare? Dove devo andare? It's too dark in here. Can't see anything. Infatti. Aveva avuto quella sensazione. Qui, qui, qui. Si può fare niente. No. Potrei provare a salire qui. Salire qui. Entrare qui. Nate, I might be able to break this with something. Devo trovare qualcosa con cui rompere. Passiamoci. Oh, cosa c'è qui? Oh, c'è la torcia. Ma voglia, andiamo dove prima non vedevo nulla. Stanza da lavoro. Ok. Oh, luce. Chiave. Bene. Sei qui. Stanza da lavoro. I can probably assemble something here. Adesso c'ho solo la chiave, ci faccio paura. Questo DAO è stato l'uso esterno. Vabbè, ci interessa poco. Ok, capito. Come si accende e si spegne la luce. Abbiamo trovato la chiave. Locked. It works. Direi di sì. Perché i gas sono pericolosi per la salute. L'ascensore funziona. Looks like it can be cut. Ah,
this with something. Ho bisogno di tante cose. It's a fuse box. Solo che io non ho niente con cui. Niente. Ok. Andiamo su. Vediamo. Ah. Forse in lavanderia c'è qualcosa di interessante. Potrebbe essere interessante prendere un fusibile dalle. Eccolo. E mi pare che possa andare bene per l'ascensore. Qui che abbiamo. Energia per la pila. Sempre comodo. Passare di qua. Eccoci. Meglio non sprecare belli comodi, belli pettinati. This elevator button is missing. Ah, ecco. Worth a try. Secondo piano. Era quello che stava lì davanti. Vabbè. Ok, secondo piano. Chiuso. Oh, oh, oh. Ho preso un po' di energia, non ci spiace. Bibite non ce ne stanno. Non aiuta a rilassarsi, eh? Decisamente no. Niente. Telefono. Quando mai c'è la linea, voglio dire, è un telefono. Was worth a shot. Bene, ok, abbiamo capito. No, no. Pointless. Seguiamo il gatto? Non posso uscire. Ok. Se ne hai avuto. Vabbè. Tutta questa luce. Casa tua. Sembra giusto. Vabbè. Sfiorata, fa tutto questo. Wow. Nel bagno mi sembra che non ci sia nulla di interessante. Niente di cliccabile. Tutte queste botte fanno piuttosto paura. La TV. Emerging Broadcasting System, bene, quindi
funziona nulla. Pointless. Abbastanza fastidiosa, devo dire. Qui che c'è una cassetta. Allora, ascoltiamo la nostra registrazione. Dov'è? Uno stereo. Registratori, questo non si apre, chitarra, ce ne andiamo. Sentire questa cassetta, vecchio registratore. Oh, eccolo. Oddio. Un telefono che funziona, incredibile. There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath, as you try to make sense of your reality and the gravity it carries, pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Beh, adesso sì che sono rassicurato. Sono quelle telefonate di amici che ti cambiano proprio la giornata. Allora, it's my tape player. Eccolo. Play. Non è che ne sappiamo tanto di più. Cassetta gira. L'aria aperta. Registrazione Desmond. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who is losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But it's trippy. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who is losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Bene. Seconda parte. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately.
people are... Hell, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. My patients were dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Un psicologo che impazzisce e i suoi pazienti che muoiono come mosche. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. Mumble. Tanya? How? I mean, hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Okay. Good kitty. Good kitty. Vorrei capire che altre interazioni con il micio non ci possono essere. E allora torniamo all'ascensore a vedere il primo piano, anche se c'era una presenza un po' inquietante al primo piano. Proviamo. Faranno altre di quelle telefonate così simpatiche. You know how a Rorschach test works. I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Sneak past it. I know I can. Uh-oh. Picking up. Insanely strong police tape. It's unrealistically durable. Locale tecnico. Vediamo un po' qui.
cerco di capire che l'idea è quella di realizzare un'arma da fuoco. Trovo il calcio della pistola. Dietro la lavatrice centrale, quindi torniamo alla lavatrice centrale di sotto. Tanto il telefono non funziona se non per le simpaticissime telefonate degli amiconi. Troviamo. Eccola qua. Vediamo un po'. It's a fuse box. Questo è un quadro elettrico e non ci interessa. La lavatrice c'è. Dietro la lavatrice centrale. Eccolo. Qui c'è qualcosa. Allora. Da qui e per qui. Eccoci. Però queste sono. Eccola là dietro. Worth a try. Oh, come on. Mi sa che qui devo rimettere il fusibile per farla muovere un po' e farmi prendere la pistola. Però il fusibile era. La trovo più. Dove lo becco il fusibile? Qui non c'è più. Ah, qua sotto forse. Eccolo qui. Ok, usciamo. Andiamo a far partire la lavatrice. Ok. Eccoci. Speriamo che sia. It's a fuse box. Success. Dai, avanza. Calcio della pistola. Ale, possiamo fermare la lavatrice perché ci serve il fusibile per l'ascensore e adesso andrò a prendere gli altri pezzi della pistola. Dai, abbiamo appena visto i primi 30 minuti di In Sound Mind, un titolo che a livello tecnico sicuramente non fa gridare al miracolo, piuttosto basico, certo non è un titolo next generation, però crea una certa atmosfera, è bella atmosfera delle musiche, nelle atmosfere. Insomma, io lo continuerò a giocare e nei prossimi giorni vi proporrò la recensione testuale sulle pagine del sito italiatopgames.it. Questo era In Sound Mind, che vi ricordo è disponibile per PlayStation, Xbox, fra poco su Nintendo Switch e poi anche su PC. Fatemi sapere che ne pensate in Sound Mind e al prossimo video. Ciao!